Buongiorno e buona Pasqua a tutti. Che la gioia del Signore ricolmi i nostri cuori. Oggi non vi presentiamo né un santo né un testimone, ma vogliamo offrirvi una possibilità, farvi un invito. Da parte di chi, Don Marco? Ma di Dio, naturalmente. Egli che ha risuscitato suo figlio dai morti ci apre le porte della vita eterna. Per questo vuole che tutti siamo santi. Ma oggi è possibile essere santi? Se dovessimo contare sulle nostre forze, certo sarebbe impossibile. Vediamo quanto male c'è intorno a noi e ci sembra molto difficile tendere alla santità ogni giorno. È qualcosa che ci può spaventare. A volte possiamo scoraggiarci e pensare che non è possibile cambiare nulla, né nel mondo né in noi stessi. Ma se il cammino è difficile, tutto per noi però diventa possibile in Cristo risorto. Non cerchiamo quindi altrove quella felicità che solo Lui può donarci. Gesù cammina con noi, rinnova il nostro cuore ed è Lui la nostra speranza. Seguiamo l'invito di San Giovanni Paolo II. Non abbiamo paura ad essere i santi del terzo millennio. Il Signore ci vuole costruttori di un mondo nuovo con la forza dell'amore e del perdono. E che questo tempo in cui ci siamo resi conto tutti di non essere onnipotenti sia l'occasione propizia per un rilancio spirituale e per una straordinaria celebrazione dell'amore di Dio per l'umanità. Non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. La santità, l'essere in Gesù, il cercare di avvicinarci a Lui è davvero la cosa più bella. Vale la pena dunque provare ed è possibile realizzare questo ideale. La santità è alla nostra portata, perché Cristo risorto ci vuole santi come Lui è santo. Buon cammino verso la santità e buona Pasqua.